amici di La Channel, buongiorno e bentrovati a un altro appuntamento quotidiano con la parola del Signore. Questa mattina il versetto si trova in 1 Giovanni 4, versetto 9, che recita: in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. Questo versetto ci ricorda uno dei versetti più famosi della Bibbia, che si trova in Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Sappiamo che il Signore è amore e noi come cristiani sentiamo questo amore che il Signore ci dà. Ma quando si parla amore nel mondo abbiamo tante versioni di cose che ci possono venire nella testa. Quando si è più piccoli abbiamo l'amore dei genitori, un amore che è indispensabile per ognuno di noi. E quando si cresce si comincia a sperimentare l'amore in modo diverso. C'è l'amore adolescenziale, no? C'è quell'amore che magari ti innamori di una compagna, di un compagno o anche di una cosa, di una passione che tu hai nella vita. Ma l'amore di Dio è qualcosa che è molto più profondo. Quando si studia la parola del Signore si comincia a comprendere dell'amore incondizionato che è l'amore del Signore. Allora il mondo ci propone in modo filosofico l'amore eros, l'amore agape, l'amore fraterno, ma il Signore ha un amore totale verso di noi. Quando ho chiesto a un mio amico, che ha detto, mi sono innamorato di questa persona, io gli ho detto, che cos'è l'amore per te? E lui mi ha detto, l'amore è questo sentimento che sento dentro di me, questa passione che sento verso questa persona che io ho conosciuto. Allora mi sono messo a pensare, ho detto, ma l'amore è solo così? O c'è qualcosa di ancora più profondo? Allora mi sono chiesto, come faccio a capire l'amore? E nel mio percorso ho capito che l'unico modo per comprendere l'amore è ricevere l'amore di Dio dentro di noi. Non c'è altro modo per noi esseri umani di dare amore ad altri se non è attraverso ricevere l'amore di Dio. Che tipo di amore ha Dio verso di noi? Un amore che è in grado di dare la cosa più preziosa, suo Figlio, in modo che noi possiamo essere salvati. Aveva un massimo interesse verso ognuno di noi e nello stesso tempo di darci la massima libertà nel corrispondere a questo amore. Cari amici, cari fratelli, questa mattina dobbiamo riflettere al significato dell'amore più profondo. E l'unica persona che può spiegarci questo amore è il nostro Padre Celeste. Il versetto recita: in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. Il Signore si è sacrificato in modo che noi potessimo vivere ogni giorno. E questo amore è una cosa molto profonda e che possiamo solo capire tramite una vera e profonda conoscenza del Signore. Dio è amore. Il Signore vuole che manifestiamo questo amore anche verso i nostri fratelli, anche dalle cose più piccole e giornaliere, in modo che il nostro carattere possa essere perfezionato a sua immagine. Caro fratello, caro sorella che ci stai ascoltando questa mattina, voglio invitarti a ricercare la vera fonte d'amore, che è il nostro Padre Celeste. Preghiamo ogni giorno che il Signore possa istruirci in questo percorso, magari anche attraverso esperienze che non sono sempre facili, in modo che noi possiamo comprendere quest'amore, che possiamo ricevere questa pace interiore e dare questa pace anche agli altri, dandole la libertà che il Signore ci dà nel scegliere di corrispondere a quest'amore. Nell'amore non c'è forza. Il Signore ha dato il suo Figlio a prescindere che noi lo ricevessimo o meno. Molti sulla terra l'hanno rigettato, ma proprio perché questo amore era condizionato, ha continuato, ha perseverato e ha compiuto la sua missione. Il Signore è morto per te ed è morto per me. Se tu lo vuoi o no, Lui è morto comunque per ognuno di noi. Riceviamo l'amore di Dio e comprendiamo nel modo più profondo. Preghiamo questa mattina in modo che ognuno di noi possa sperimentare questo amore, pregando che il Signore ci possa illuminare. E con un sorriso questa mattina possiamo svegliarci e trasmettere questo amore ad altri. Preghiamo insieme, fratelli. Caro Padre Celeste che sei in cielo, grazie, grazie per l'amore che tu ci dai, per il sacrificio di tuo Figlio, che veramente, veramente ci dimostra quanto tu sei grande. Signore, noi vogliamo essere rivestiti di questo stesso amore da darlo ai nostri altri fratelli, alla nostra famiglia, nel nostro luogo di lavoro, in qualunque cosa facciamo che possiamo risplendere di questo amore che attrae tutti verso di te. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.